È il sindaco Luigi De Magistris il primo titolare della Run Card, la nuova carta della Federazione Italiana di Atletica Leggera dedicata al mondo del running. Il progetto è stato presentato questa mattina nella sala giunta del comune dal presidente Fidal Alfio Giomi e vuole dar vita ad una vera e propria community di praticanti e amanti della corsa che potranno prendere parte alle gare podistiche senza essere iscritti ad associazioni. La Run Card è un nuovo prodotto della Federazione Italiana di Atletica Leggera, un prodotto assolutamente innovativo nel mondo sportivo. È la prima tessera di carattere amatoriale che si può fare direttamente con la federazione ed è un modo per entrare in un mondo che in questo momento conta 6 milioni di partecipanti, tanti sono stimati dall'Istat, coloro che almeno 3 volte a settimana vanno liberamente a correre nella città. Cioè la possibilità di far parte di una grande community all'interno della quale ci si scambia anche notizie, informazioni per stare meglio fondamentalmente, perché si corre per 1000 motivi, ognuno di questi è un buon motivo, ecco, messi tutti insieme sicuramente contribuiscono a migliorare il proprio stile di vita. La nuova tessera consentirà inoltre di condividere la propria passione sportiva anche attraverso un portale web www.runcard.com, dove sarà possibile informarsi e consultare uno staff di medici specialisti, nutrizionisti e allenatori. C'è tutta una serie di servizi di carattere tecnico, medico, anche una charity importante, perché il 50% di questa carta va associazioni che fanno sul territorio come Libera, come ShoneAid, 10 euro addirittura vanno alle scuole per i campionati studenteschi. Insieme alla Run Card, la Federazione di Atletica Leggera ha presentato anche il progetto Parchi, che a partire da Napoli si propone di creare percorsi certificati per i corridori nelle aree verdi delle maggiori città italiane.